Maltrattamenti in famiglia tra conviventi o fidanzati e stalking, ma anche violenze su bambini con problemi psichici, su minori e sulla donna. Sono queste le denunce più frequenti che in un anno sono arrivate all'attenzione del pool fasce deboli della Procura di Bari. In 12 mesi, dal 1 luglio 2022 al 30 giugno scorso, 1016 iscrizioni nel registro delle notizie di reato. La maggior parte violenze sessuali, atti sessuali su minori ed endofamiliari e reati del codice rosso come sfregio o revenge porn. Una squadra composta da una decina di sostituti procuratori, agenti di polizia giudiziaria e un gruppo di lavoro investigativo capeggiati dall'aggiunto Ciro Angelillis, che analizza in maniera immediata il tipo di reato e avvia subito una verifica in modo da emettere a strettissimo giro una misura cautelare. Delle 1016 denunce, 625 sono procedimenti definiti, ovvero rinviati a giudizio o archiviati. 91 le sentenze, di cui 67 di condanna, 11 assoluzioni, 9 proscioglimenti per emissione di querela e 4 proscioglimenti per altri motivi. Emerge dall'analisi del pool che sempre più minori e under 30 vengono coinvolti in reati di scambio di materiale pedopornografico, di revenge porn, per non parlare dei giovani e giovanissimi che cedono immagini e video a sfondo sessuale per ricariche PayPal o regali. I social e la pandemia hanno moltiplicato questo tipo di reati e quelli legati al fenomeno del bullismo, che in un caso, nel periodo analizzato, ha portato al suicidio di una minore. È una patologia sociale più che una questione criminale. C'è tutto un movimento, come dire, di educazione culturale portato avanti da associazioni, da istituzioni pubbliche, che però ovviamente prefiggono risultati a medio e lungo termine. Noi invece abbiamo la necessità di operare sempre nell'urgenza.